Va in scena un Chieri da trasferta sugli impianti della CBS in Corso Sicilia. Di fronte ai locali, la truppa collinare si impone di misura, dimostrando di saper colpire al momento opportuno, per poi difendersi, portando via l'intera posta in gioco. I palati fini restano comunque parzialmente delusi per quanto palesato sul terreno di gioco dalle due formazioni, che con il passare dei minuti sono andate via via perdendo smalto e lucidità nella costruzione della manovra. Nelle prime battute i metropolitani reggono l'urto, grazie soprattutto all'ottimo lavoro di Rampino in fase di interdizione. Per vedere la prima occasione degna di nota, bisogna però aspettare la seconda frazione di gioco, quando Colombo fa tutto bene, salvo poi spedire il cuoio sulle cinzioni dell'impianto. Dal lato opposto, il Chieri cresce in proporzione con le giocate di Casale, sempre abile a preoccupare la difesa locale. I chieresi fanno quindi le prove generali del gol da calcio d'angolo, che Fornelis però non riesce a capitalizzare. Si percepisce che a scrivere il destino dell'incontro sarà comunque una palla inattiva e la lunetta del corner bacia un Casale abile a punire l'immobilismo difensivo rossonero. Le indicazioni per affrontare la terza ed ultima frazione di gioco servono solo relativamente alla CBS, che manca il pareggio con Colombo, non pronto a massimizzare la sua cavalcata. Anche attaccando a pieno organico, il pari non arriva, e ad esultare così la banda targata Luca Filograno.